Benvenuti su Abel, se mi al canale sul Dubbio Italiano, sono il signor Lune e siamo al secondo episodio di Tomb Raider e vediamo come evolve la situazione. Nello scorso episodio siamo sopravvissuti alla qualunque e adesso Lara ha giustamente fame perché da buona teenager bisogna sempre riempirla. Da qualcosa da mangiare. Bene. Ovviamente chi avesse frainteso quello che ho appena detto è una bruttissima persona. Allora. Qui non c'è niente. E allora. Oh. Quelli come faccio a prenderli? No, ovviamente no. Qua c'è qualcosa però. Qua c'è qualcosa. C'è un morto. Ah, oddio. Dove sono finita? Posso però usare quell'arco? Infatti. Prima ci devi arrivare però. Allora, là sotto ci sono le farine. C'è la farina, scusa. E questa la possiamo raccogliere. Qui c'è qualcosa? No. Qualcosa abbiamo? Altre frecce. E immagino che... Non posso cacciare a mani nude. No che non puoi, tesoro mio. Devo trovare un'arma. Ce l'abbiamo l'arma, basta andarla a prendere. Cara la mia cippalipa. Allora, come si salirà di qua? Perché da qualche parte qui bisogna salire. Ah, altre frecce. Immagino che qui è tutto rosso. Lui suggerisca di fare questa cosa qui. Questo è un bunker. Bene. Brava. Posso farcela. Vai Lara. Dai, fai lo scappuzzo. Vai, preso. Tiralo. È la Madonna. Oltretutto, la ferita come sta andando? Arco lungo improvvisato. Vediamo se funziona ancora. Ricorda gli insegnamenti di Roth. Tecnica e stile non contano nulla senza concentrazione. Sì, ma io vorrei... Concentrazione. Tirare giù. È questo il segreto per usare questo. Qualsiasi arma. Sacrilegio, sfida sbloccata. Ho fame. Devo mangiare qualcosa. È laggiù. Madonna che salto. Altra faretra. E rumore di passi che però non credo. Eccolo lì. Prendiamo altre frecce. Dove caspita, eh? Eccolo lì. Non è morto. Maledetto. Vediamo se da qui si vede. La vista zoom di Lara è incredibilissima. Chiedilo, chiedilo. Aia.
partita. Allora, lui è laggiù, quindi io dovrò avvicinarmi in qualche modo, possibilmente senza farmi prendere. Comunque un cervo che ti viene addosso non è piacevole. Però adesso non hai un coltello per tagliarlo, quindi che cazzo l'hai ammazzato a fare? Perdonami. Vediamo. Ah, con la punta della freccia. Tutta a testa sta ragazza. Bene, torniamo al campo. Campo che sarà devastato di cose. Allora, qui abbiamo le piante. Sai, Lara, spesso nemmeno la tecnologia può dirti dove ti trovi. Impara a leggere la terra e la volta celeste per ritrovare sempre la via di casa. Ma intanto ci abbiamo queste. Che mi sembra una cosa positiva. Qua cosa abbiamo ancora in giro? Cosa c'è qui sopra? Altre faretre. Ah, è che dai, altra faretra. Dai, cose si possono ammazzare? Ci facciamo anche il coniglietto in forchetta, no? Ah, al coniglio gliel'ha fatto il discorso, si vede che gli sta sul cazzo fondamentalmente. Cervo sì, coniglio no. Ah, abbiamo raggiunto il massimo numero di frecce. Allora, vediamo se ci aiuta. Qua ci sono gli altri animali. Ah, lì c'è un altro cazzafà. E anche questo l'abbiamo fatto. Altri cervi. Noi scendiamo di qua. Intanto il cervo si sono incazzato perché abbiamo ammazzato l'amico. E invece no, si leva dalle valli. Qua cosa abbiamo? Altre frecce. La Madonna, ci imboccano proprio di frecce, eh? Vediamo se ci sono altri totem. Oh, come caspita li chiama. Ma è pieno di animali, che cazzo è sto posto? Lui è giù di sotto che ci aspetta, eh? Ah, l'hai ammazzato il mio amico, eh? È lì. È incarnito duro. Dovremmo andare di là. Allora noi andiamo di là. Siamo ritornati al punto di partenza. Ora da qui, esatto, si torna su da di qua. Figurati se non troviamo qualche stronzo. Vediamo. Musica piacevole però, quindi relax.
Scopriremo l'antica arte di saper cucinare. Accampamento, abilità. Investi esperienza nel menu abilità per potenziare le tue abilità. Ok. Istinto animale. Istinto di osservare evidenzia cibo e selvaggina nei paraggi. Vabbè. Appresa. Adattamento. Ottieni ricompense aggiuntive quando depredi i cadaveri degli animali. Esamina accuratamente i cassi e altri contenuti per trovare materiali aggiuntivi. Questo potrebbe essere interessante. Controlla attentamente i cadaveri degli animali per ottenere materiali aggiuntivi. Anche questo potrebbe essere interessante. Recupero frecce. Gli arcieri più abili possono recuperare le frecce dai corpi dei nemici. Questo è molto importante. Proviamo a prendere questo prima. Ok, non si può prendere. E vaffanculo. Credo. Ah no, si può prendere. Allora, questo ce l'abbiamo. Poi saccheggio, scova tasche segrete sui cadaveri dei nemici per ottenere munizioni aggiuntive. Niente. Agilità, ti arrampichi più velocemente, resisti meglio ai danni da caduta. Grado 2, quindi non possiamo fare niente. Richiede un punto abilità che non abbiamo. E allora qui abbiamo fatto. Poi caccia potenziamenti. Che cos'è sta roba? Ah, ok. Bene. Ok. E anche quello poteva essere buono. Però l'abbiamo visto tardi e quindi ciccia. Coordinate località. Crinale riparato. Vedi categorie e abbiamo fatto. Qui Conrad Roth. Attenzione! Siamo naufragati su un'isola nel triangolo del drago. Rot! Lara! Sei vivo! Calma, piccola, calma! Stai bene? Che è successo? Ero sulla spiaggia. Poi mi sono ritrovati in una caverna. C'era un pazzo, Rot. E ho visto un cadavere. Ho capito. Ora dove sei, Lara? Stai bene? È stato terribile. È colpa mia. È tutta colpa mia. Lara, ascoltami. Ho trasmesso un SOS prima di abbandonare l'Endurance. Speriamo che qualcuno lo riceva. Ho parlato con gli altri. Ci raduniamo qui da me. Ti prego, vieni a prendermi. Devo restare qui. Puoi farcela, Lara. Mi ricordi la scalata dello Snowden? Il segreto è rendersi conto che si può andare soltanto avanti. Sempre avanti. Sali in quota attraversando le antiche rovine. E tieni la radio accesa. Adi, se prende. Ok. Adesso è tutto buio. Cioè, se di solito uno prende e utilizza certe cose quando c'è la luce, non adesso che è tutto buio. Ciò non di meno, io voglio musica. Soprattutto c'è da entrambi i lati? Sì, sembrerebbe di sì. Forse ha a che vedere con quel posto che abbiamo visitato prima? Forse no, perché non era così grande. Cosa c'è? Perché brilla. Cosa c'è che brilla lì? Vabbè. Immagino.
Immagino ci arriveremo in qualche modo. Ehi! Ehi! C'è qualcuno! C'è la porta aperta. Vabbè, ma se io vado da qui... ci arrivo lì. O no? Ah! Ah, era la faretra. Niente di più, niente di meno. Ah no, non è vero. Cosa ho preso? Una specie di contenitore. Che culo. Chi li avrà lasciati? Vabbè. Lì ci sono altri animali. Non vedo invece altri totem. Utile questa cosa. Quanto? Quanta elevazione sta ragazza? Quanto? Cioè, prima di avanzare in realtà avevo voglia di esplorare un po'. Penso che sia tutto chiuso, però. Allora va bene. Allora proseguiamo. Poi voglio dire, sono tutti collezionabili, che tanto lo sappiamo, che me li dimenticherò e va bene. Però adesso era l'ebbrezza del momento di volerli trovare. Che... direi che ci vuole, eh. Potrei passare di qua. Minchia le birre. Scritte in... boh. Cosa sono queste incisioni? Infatti, cosa sono queste incisioni? Cioè, qua si piglia a fuoco l'albero, sembra la merda, eh? Cosa sto facendo? Non ci viene d'aiuto l'istinto. C'è qualcuno che è stato tipo in prigionia o qualcosa del genere, perché questi sono chiaramente sempre. Oddio, è una follia. Cosa abbiamo qui? Ah, abbiamo sta roba da bruciare. Lo facciamo subito, subito. Perché comunque ricordiamolo che da buone teenager noi ci divertiamo a far danni. Questa maschera Nora presenta una donna astiosa dalle fattezze demoniache. Okay. Sulla parte interna ci sono tracce di pittura bianca. Il proprietario di questa maschera era di nobili origini. Sarà. Va bene. Ed è roba giapponese.
Ma perché fa queste mosse così? Mi serve qualcosa per forzare. Oh no. Oh no che? Ma l'avevi già visto lì? Oh no. Che cazzo? Cosa abbiamo qua? Una picca. Ah, e questa era la musica. Ok. Cosa abbiamo qui? Ah, beh, niente, era solamente una shortcut. Perfetto. Un'occhiata veloce con il coso. Non farti salire niente. E proseguiamo. Ok. Cani? Speriamo di no. Ah, qua si ritorna. Oh Madonna. Oh Madonna. Ah, qua sopra, ok. Ta-da! Perché dovrei... Sam! Chissà. Ma, sei viva? Eccola! Sam, grazie al cielo. Sorpresa. Tranquilla, è dei nostri. Non volevo spaventarti. Qui abbiamo tutti i nervi a fior di pelle. Abbiamo parlato con gli altri. Stanno arrivando. Visto? Mi ha fasciato il piede. Ah, è il minimo che potessi fare. Scusa, dimenticavo. Io sono Mattias. Faccio l'insegnante. Diciamo che la vita da naufrago non è esattamente il mio forte. Sei uno straccio, Lara. Siediti. Sì. Sam mi stava raccontando della regina del sole. Sì, e Miko. Potresti dirmi di più? Sono curioso. Non e mi piace. Tu ci creda o no? Curioso. Millenni fa la regina Emiko regnava su tutto l'odierno Giappone. L'avrò sentita mille volte. Emiko era splendida, misteriosa, ma anche potente e spietata. Si narra che fosse dotata di poteri sciamanici. E qui di solito smetto di ascoltare. Le leggende hanno sempre un fondo di verità. Emiko comandava la Guardia Tonante, un'armata di fieri samurai. Questi si lanciavano in battaglia cavalcando i venti e annientando qualsiasi nemico. Il sole sorgeva su ordine di Emiko ed essa dominava monti, mari e tutto ciò che veniva baciato dai raggi solari. Che fine ha fatto? Mattias! Sam! Ma l'ho lasciata lì? Sam! Merda! Ma dai! No, trappolone! No! Sam! I lupi, ma porca di quella puttana!
puttana. Pezzo di merda. Preso. Poi. Andiamo altri. Minchia, quanto è grosso! Puttana, che volo! Di qua! Reyes! Ho trovato Lara! Tra l'altro, la doppiatrice è quella di Lara Croft, originale. Felice di rivederti, tesoro. Grazie. Non sapete che sollievo. Sam è con voi. Pensavo fosse con te. Era qui, stata. Con un certo Mattias. Poi ho come perso i sensi. Al mio risveglio erano spariti. È un postaccio per le ragazzine. Dobbiamo trovarlo. Mister Ovvio. Ok, dividiamoci. Uno di noi raggiunge Roth insieme a Lara. Gli altri si mettono a cercare Sam. Vado io con lei. No. E vado io. Sai usare queste? Beh, sono un po' arrugginito, ma... ma ce la farò. Andate, ma, però, ma... noi troveremo Sam e... io preferivo stare con quell'altra. Sei sicura di farci? Sì, magari prima mi riposerò qualche minuto. Ancora? Cioè, ti sei svegliata e ti sei presa una tagliolata nella... nella caviglia. No, fai pure, io vado in avasco per te. Ok. Sì. E siamo di nuovo da soli. Ma vaffanculo. E niente, qua ci fermiamo. E spero che questo secondo video vi sia piaciuto. Ci addentriamo in questa foresta e scopriamo di gente, di cose molto brutte. Vediamo come evolverà nel prossimo episodio. Io vi invito a commentare e scrivervi se ancora non l'avete fatto. Fare come sempre tanto all'amore. A ricordare che Demiurgo è la parola che salverà il mondo. Di fidare delle Silvia bionde messicane con gli occhi azzurri che potrebbero essere vostri vicini di casa e guidano un'omonima macchina. A diffidare dai parmensi. E noi ci rivediamo sempre solo su Obels, il mio canale sul tubo italiano. Ciao! Obels, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meng, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte... Ah, beh. È una fonte... Cioè...